Il Museo Civico di Rieti è una delle istituzioni museali più antiche nel Lazio. Le sue collezioni iniziarono a costituirsi quando, sin dal XV secolo, si iniziarono a raccogliere reperti e in particolare iscrizioni all'interno dei portici del palazzo, dell'odierno Palazzo Comunale. Successivamente si continuò ad arricchire la collezione con ulteriori scoperte archeologiche e con donazioni o collezioni private. In particolare, il museo fu effettivamente istituito nel 1911 all'interno del Palazzo Comunale e le collezioni ormai si erano già arricchite grazie anche all'Unità d'Italia, quando, in seguito allo scioglimento degli ordini religiosi, molte opere che erano all'interno degli edifici ecclesiastici furono per l'appunto acquisite dallo Stato e trasferite al Comune. Attualmente il museo si è rinnovato, è stato rinnovato sia architettonicamente sia come allestimenti e pertanto, grazie anche alla quantità di opere e reperti, sono state realizzate due sezioni, la sezione storico-artistica nella sede storica del Palazzo Comunale e una distaccata sezione archeologica all'interno dell'ex monastero di Santa Lucia. Il museo è all'interno del sistema museale regionale e fa parte di sistemi tematici della Regione Lazio, il MUSART per i musei storico-artistici e il PRUST per i musei archeologici. Dal 2016 inoltre il Comune di Rieti è divenuto capofila di un sistema territoriale integrato dei musei e delle biblioteche dell'Alta Sabina. Pertanto il Museo di Rieti e la Biblioteca Faroniana del Comune di Rieti sono due delle istituzioni che fanno parte di questo nuovo sistema. Ovviamente si tratta di musei del territorio, aperti sì alle visite dei turisti, ma che dialogano soprattutto con il territorio, con tantissime attività dedicate sia alle fasce scolastiche, ma anche agli adulti e alle famiglie. Quindi qui si rinnovano continuamente attività di ricerca, di studio, di conferenze. Il museo è partner di un progetto di ricerca della Sapienza Università di Roma per uno scavo molto importante, lo scavo archeologico di Campo Reatino, e quindi svolge all'interno della comunità un ruolo propulsore di diffusione culturale e di socialità. Possiamo ora iniziare a scoprire la sezione storico-artistica ed in particolare i capolavori che sono conservati all'interno del salone principale, la Sala 2. In particolare ci possiamo soffermare, possiamo porre l'attenzione su un importante trittico di Zanino di Pietro che si compone di una tavola centrale polilobata in alto, che raffigura un'affollata e molto drammatica crocifissione con le scene dello svenimento della Madonna e della razzia e del gioco degli abiti del Cristo, mentre i pannelli laterali sul fronte rappresentano sei santi francescani. L'opera proviene da Fonte Colombo, dove ornava un altare in pietra ancora esistente e ovviamente è palese la vicinanza con gli ambienti francescani. Fonte Colombo, infatti, è uno dei quattro santuari francescani della cosiddetta Valle Santa. L'opera è firmata dall'artista ed è l'unica opera firmata da questo artista, Zanino di Pietro, ed è databile al 1406-1407, anche in relazione allo stile e a certo trattamento del fondo oro, in particolare della granitura, che ne denunciano l'influenza di Gentile da Fabriano. In particolare gli sportelli sul retro sono decorati con quattro scene di vita francescana, e in particolare si vede il presepe, il primo presepe, il presepe di Greccio, ma anche la rinuncia dei beni e le stimmate ricevute da Francesco. Nel salone sono esposte anche tre importantissime tavole, opera di Antonio Aquili, detto Antoniazzo Romano, un artista attivo a Roma nella seconda metà del XV secolo, un artista molto importante di cui possediamo appunto questa Madonna del Latte, che è firmata dall'artista e addirittura datata all'anno 1464.
La Madonna in un trono, in un sontuoso trono marmoreo, sorregge il bambino e lo nutre in un'iconografia molto classica. Decorato la sua veste con particolare attenzione e ricchezza di dettagli. Attualmente le tre tavole sono esposte come se facessero parte di un trittico, cosa che non era in origine. Provengono dalla chiesa di Sant'Antonio al Monte, ma le tre tavole furono realizzate in tre momenti diversi della vita dell'artista. Le due tavole attualmente collocate ai lati della Madonna rappresentano Sant'Antonio da Padova con il tipico giglio e San Francesco nell'appunto nel momento in cui riceve le stimmati. Ma le tre tavole, come si diceva, sono realizzate nell'arco di almeno un quindicennio. E infatti la tavola di Sant'Antonio, che è l'ultima ad essere stata realizzata, mostra una aggiunta in alto e in basso, proprio per poter essere della stessa altezza della tavola del San Francesco, probabilmente perché in un certo periodo furono esposte insieme come polittico. Autore di questo meraviglioso polittico di recente restaurato è Marco Antonio Aquilli, figlio di Antoniazzo Romano. La firma dell'artista è per l'appunto sulle tavole. La tavola centrale rappresenta una resurrezione in cui il Cristo vittorioso e uscente dal sepolcro sbaraglia gli armadi che sono abbigliati con i costumi dell'epoca. L'opera è databile per l'appunto al 1511. Nella lunetta abbiamo un Dio benedicente tra Sant'Antonio da Padova e San Francesco, mentre nelle due tavole laterali altri due santi riccamente abbigliati, San Lorenzo e Santo Stefano. La predella è decorata con cinque scene della Passione di Cristo. Una delle opere rappresentative ed emblematiche del Museo Civico di Rieti è sicuramente l'Ebe in gesso di Antonio Canova, il grandissimo artista del neoclassicismo, che realizzò questo soggetto in diversi tipi, sia in marmo sia in gesso, ma anche con diverse caratteristiche. L'opera rappresenta Ebe, la dea della giovinezza, qui raffigurata nella sua funzione di cocchiera degli dei, nel momento di portare il nettare e l'ambrosia, simboli per l'appunto dell'eterna giovinezza che è tipica delle divinità. La dea è rappresentata con un viso molto sereno, molto tranquillo, e il movimento della statua è dato esclusivamente dall'apertura delle braccia, in un gesto comunque molto delicato, e soprattutto dal panneggio che svolazza verso il retro della statua, come se il soggetto fosse stato preso da un vento che comunque lascia imperturbabile il viso della divinità. Gli oggetti, quindi la coppetta e la brocchetta, così come anche il diadema, sono sempre in gesso ma dorati. Le varie repliche di questo soggetto furono realizzate dal Canova per committenze importanti, e infatti alcune di queste opere sono in musei importanti, come per esempio l'Ermitage di San Pietroburgo, anche se, come si diceva, alcune di questi soggetti sono realizzati con il puntello secondo lo stile classico a forma di tronco, mentre altri, forse anche più arditi per l'epoca, con il puntello a sorreggere la base dell'epe raffigurante una nuvola. L'opera giunge a Rieti perché in seguito alla morte del Canova nel 1822, l'illustre reatino intellettuale Angelo Maria Ricci, che aveva peraltro scritto dei componimenti proprio in onore del Canova in seguito alla sua morte, chiede al fratello del Canova, che aveva conosciuto nelle sue missioni diplomatiche nel Regno di Napoli,
a questo abate Canova chiede di fargli dono per l'appunto dell'Ebe. E infatti il museo conserva anche la lettera autografa che testimonia l'autenticità dell'opera. L'ultima sala del Museo Civico di Rieti è dedicata interamente a un importante artista reatino attivo agli inizi del Novecento, Antonino Calcagnadoro, un artista eclettico che si dedicò a tantissimi stili di pittura e che spaziò nei suoi soggetti dalla pittura da cavalletto, ai ritratti, ai paesaggi, alle architetture, fino al verismo sociale. Una delle opere forse più rappresentative esposte nella sala è La morte del pastore, di cui possediamo anche il bozzetto, che dimostra anche dei ripensamenti dell'artista al momento della realizzazione finale dell'opera. Si vede in primo piano appunto un pastore, lo capiamo dal folto gregge che accompagna tutta questa sorta di processione funebre, portato a braccia da altri uomini, dei quali si intuisce la fatica, il dolore e lo sforzo, in una posa che assolutamente ricorda una deposizione sacra. La freddezza dei colori, che sono tutti sul tono del celeste, del bianco e del grigio, riporta l'attenzione sul gelo della morte, che viene rappresentato comunque in uno spazio naturale molto caro all'artista, appunto lo spazio delle montagne del Reatino, il Terminus. La sezione archeologica del Museo Civico di Rieti trova ospitalità all'interno dell'ex monastero di Santa Lucia, un edificio del XVI secolo, i cui locali al piano terreno sono stati recuperati in maniera molto accurata e interessante proprio per poter ospitare la parte archeologica del Museo Civico. Si compone di due grandi parti, la prima inaugurata proprio nel 2000, la seconda più recentemente aperta nel 2007 e mostra le due diverse anime dell'esposizione. La prima parte infatti espone e conserva tutti i reperti della collezione civica che si sono via via accumulati nei secoli sotto i portici del Palazzo Comunale, mentre la seconda parte, l'ala dei Sabini, espone materiali che provengono da contesti archeologici di tutta la provincia di Rieti, sulla base degli scavi stratigrafici effettuati dal Ministero per i beni e delle attività culturali e della competente soprintendenza. Quindi si tratta di due anime del museo che tuttavia insieme riescono a comporre un quadro sia dell'Areate antica, questo era il nome dell'antica città di Rieti, sia del territorio circostante. Tra i reperti della prima sala troviamo infatti molti oggetti che sono stati recuperati negli scavi degli inizi del Novecento, proprio alle spalle del Palazzo Comunale, quindi in quella che doveva essere l'area a ridosso dell'antico foro della città di Rieti. In particolare questa testa di Menade, che è di veramente pregevolissima fattura e che ha è stata probabilmente reimpiegata con funzione di sostegno architettonico proprio a abbellire e decorare gli edifici pubblici dell'antico foro della città. Uno dei pezzi sicuramente di indubbio fascino all'interno del Museo Civico
è questo frammento di rilievo con scena di Venazio. Le Venaziones erano le cosiddette cacce, cioè combattimenti tra uomini armati e belve feroci che avevano luogo nell'arena, e questi ludi erano sicuramente uno degli intrattenimenti più in voga nel periodo dell'antichità romana, che serviva anche ad acquisire consenso da parte di chi questi giochi li pagava, li sponsorizzava. Ed è proprio a questo scopo che in ambiente centro-italico non è infrequente rinvenire frammenti di questo soggetto che erano in realtà parte di monumenti funerari, proprio perché il defunto intendeva farsi rappresentare, o comunque la sua gente, la sua famiglia, intendeva farlo rappresentare per ricordare l'importanza a livello sociale che questo nucleo familiare aveva, ed era anche un modo quindi per acquisire consenso. La scena, di cui appunto si conserva un unico blocco, rappresenta tre coppie di armati che combattono con tre fiere: una pantera, un orso e un altro felino, probabilmente una tigre, di cui si conserva soltanto la parte posteriore. La sovrapposizione delle figure, in cui in basso troviamo in maniera quasi speculare i due uomini soccombenti, dà un'idea di non solo di drammaticità dell'azione, ma anche di profondità, laddove il rilievo in realtà si sporge dal fondo del blocco per pochissimi centimetri. L'unico armato che ancora resta in piedi è purtroppo la figura di cui abbiamo perso la parte sommitale e che si sta coprendo con lo scudo rettangolare, mentre viene aggredito da un orso. Interessante non soltanto la resa dei dettagli, che denunciano sicuramente una fattura di tipo urbano, probabilmente un artista che operava anche nel centro di Roma, ma anche le armi che vengono in dettaglio rappresentate, quindi lo scudo rotondo, lo scudo rettangolare, gli sfinieri, cioè gli ocrea che servivano a proteggere la parte inferiore delle gambe, un elmo a calotta. Il rilievo fu rinvenuto nel territorio dell'antica Trebula Mutuesca, odierna Monte Leone Sabino, nel 1863, e da allora poi entrò a far parte nella collezione del Museo Civico di Rieti. Nell'antica città di Trebula Mutuesca si conserva tuttavia per l'appunto un grande anfiteatro che è stato di recente portato alla luce e che è visitabile, e che ovviamente di età posteriore rispetto all'epoca del rilievo, che è del primo secolo d.C. mentre l'anfiteatro è del secondo, testimonia comunque la frequenza e l'interesse che anche in questi territori suscitavano i giochi dell'arena. Uno dei figli più illustri della Sabina di età romana fu senza dubbio l'imperatore Tito Flavio Vespasiano, di cui abbiamo una copia di uno dei ritratti più belli, il cui originale è conservato a Copenaghen, alla Nykarta Glyptotek. Vespasiano, che non era di origini particolarmente aristocratiche, era figlio appunto, un figlio sabino. Nacque a Vicus Falacrine, un piccolissimo villaggio identificato con l'odierna città reale, e fu iscritto nella tribù appunto della città di Reate. Prese le redini dell'impero nel 69 d.C., a conclusione di un anno molto duro per l'impero romano, succedutosi alla morte di Nerone e alle tristi vicende che caratterizzarono per l'appunto l'anno 68-69. Prese le redini dell'impero e, tra le tante sue attività riformatrici, ebbe anche un ruolo nella parte di deduzione dei veterani nella piana di Rieti. Quindi probabilmente anche a lui che si deve una porzione della centuriazione della piana reatina, con assegnazione di lotti di terra ai suoi ex veterani, dei quali conserviamo diverse epigrafi. Ma la storia di questo territorio inizia sicuramente molto prima dell'arrivo dei Romani del III secolo a.C. In realtà la Concavelina ha tracce di insediamento umano da età molto più antiche, sicuramente età del bronzo,
nell'età del ferro, i cui materiali di alcuni siti molto importanti del territorio sono appunto conservati ed esposti all'interno del museo, come per esempio Paduli, Montecornello e la necropoli dell'età del ferro per l'appunto di Campo Reatino. Ci testimoniano tipologie insediative tipiche degli ambienti umidi proprio per la caratteristica geomorfologica della conca velina che con il passare dei secoli lascia all'interno soltanto dei fossili guida come laghetti, ma che in origine era cospicuo ambiente umido. È proprio in queste zone e dal non lontano Lago Scutiglie che il popolo dei Sabini inizia a caratterizzarsi. Secondo la tradizione, spostandosi dalle zone più interne della Miternino, quindi più le zone sotto il Gran Sasso, i Sabini si sarebbero insediati dapprima qui per poi spostarsi man mano verso le più fertili e più agevoli pianure della Valle Tiberina. Proprio da questi tracciati originari, in parte risistemati in età romana, che si costituisce il tratto della via Salaria che riguarda appunto queste zone. La via Salaria, appunto il nome di età romana, ma sicuramente ricalca tracciati molto molto più antichi, è quella fascia di collegamento che consente dal Mar Tirreno di raggiungere le zone dell'entroterra e che successivamente verrà collegata con altrettanti tratti che dall'Appennino vanno verso il Mar Adriatico. Un particolare rilievo è dato ad alcuni corredi delle tombe di Poggio Sommavilla. Non siamo più nella Sabina interna, siamo nella Sabina Tiberina, quindi nelle valli tiberine più vicine a Roma, in un periodo in cui l'aristocrazia locale sabina dimostra una fiorente attività e di scambi commerciali con i popoli limitrofi e non, ma anche di scambi di natura culturale. Questi corredi infatti ci raccontano, attraverso gli oggetti in esse contenuti, l'ideale che si voleva rappresentare e quindi appunto l'idea di sé che queste famiglie aristocratiche sabine si davano. Queste tombe sono per lo più tombe a camera, in cui sono deposti come corredo sia oggetti di fattura locale, per l'appunto le tipiche anforette sabine che hanno questo impasto buccheroide scuro che ricorda appunto il bucchero etrusco, sia oggetti di importazione, come si diceva per esempio situle etrusche in bronzo, ma anche altri vasi realizzati dai Falisci, per esempio, altra popolazione che era immediatamente al di là del Tevere, ma anche oggetti di importazioni da zone più lontane, in particolare una chilix, cioè una coppa per il simposio, importata evidentemente da Atene. Questo di nuovo a esprimere un ideale culturale che non era più di natura, come dire, periferico o provinciale, ma che sposava quelli che erano gli aspetti culturali tipici della grecità, come appunto l'ideale dell'atletismo, quindi dell'atleta, rappresentato dalla deposizione degli strigili in bronzo in queste tombe, oppure appunto dall'idea del simposio.